Il Monte Giorgio vince, convince e continua a sperare nella salvezza. Nel big match del Tamburini contro la Vigor Senigallia è decisivo il guizzo di Perpe Paia al 93esimo. Grazie al successo maturato sul campo, il team fermano chiude all'ultimo posto in classifica, pari merito con Notaresco e Tolentino, Cremisi, retrocessi e marchigiani e abruzzesi che invece giocheranno domenica prossima la sfida di spareggio per disputare poi i playout. Nell'impianto di Monte Giorgio si fanno sentire i tifosi ospiti, arrivati in oltre 800. Tribuna centrale tutta per i supporter rossoblu e Vigor che esce sconfitta e chiude la stagione al secondo posto. Un'annata straordinaria e che adesso vedrà nei playoff la band di Clementi assoluta protagonista. Andiamo alla cronaca del match. Nel primo tempo al settimo ci prova Tenkorang di testa, ma la sua conclusione termina sul fondo. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al minuto 11, fallo dubbio di Tomba su Albanesi proprio a ridosso della linea di rigore. Per il direttore di gara è penalty, dal dischetto De Angelis non sbaglia e porta avanti i suoi. Fino al termine del primo tempo succede davvero poco, con la Vigor che palleggia tanto ma non riesce mai a rendersi pericolosa. Nella ripresa il match si ravviva, al minuto 11 ghiotta chance per Tenkorang che riceve un delizioso assist di Albanesi ma da ottima posizione sciupa di testa. Il pari della formazione ospite arriva al minuto 13, di fatto al primo tiro in porta, azione insistita dei rossoblù nell'area del Monte Giorgio e Denis Pesaresi fa partire un missile che si infila sotto l'incrocio, 1-1 e tutto in bilico. A questo punto la Vigor prova a vincerla e magari attendere poi buone notizie da Pineto, ma sono sempre i padroni di casa a rendersi maggiormente pericolosi. Al 31esimo gol divorato dal neoentrato Antichi che da distanza ravvicinata non riesce a riportare avanti i suoi. La Vigor è generosa e al 34esimo potrebbe passare in vantaggio con Cheriota, bravissimo però Forconesi ad opporsi. Passiamo al 44esimo quando Antichi ha sul destro la palla del vantaggio, ma Roberto si oppone alla grande. Nel recupero sono i padroni di casa a provarle tutte. Al 47esimo D'Agostino solo contro il portiere ospite sciupa clamorosamente. Quando tutto però lasciava presagire sull'1-1 finale, ecco il gol clamoroso del Monte Giorgio. Contropiede perfetto dei padroni di casa e suggerimento per Perpe Pai. L'attaccante a tu per tu non perdona e gonfia la rete per la marcatura del 2-1. Gol che di fatto consente alla truppa di Bacci di approdare allo spareggio per disputare i playout. La Vigor chiude a testa altissima la stagione e adesso tutte le attenzioni sono rivolte ai playoff contro il Cinzia Albalonga. Nel dopo gara abbiamo ascoltato la voce dei due tecnici. Eccoci con Mister Bacci del Monte Giorgio. Allora, una grandissima sofferenza, però direi anche una vittoria meritata che vi spalanca una post season fondamentalmente. Sì, guarda, oggi è stata veramente una partita incredibile. Devo fare veramente complimenti a tutti i ragazzi, a tutte le due squadre, perché hanno dato battaglia, hanno onorato il calcio, è veramente stato uno spettacolo. Vedere i tifosi della Virtus, tutta la partita è stato veramente bello. Diciamo che ci hanno anche gasato, perché visto in queste partite per noi avevamo un lumicino, ci siamo riusciti, siamo felicissimi perché i ragazzi, insomma, dal mio arrivo avevano fatto 3 sconfitte, si meritavano sicuramente qualcosa in più, ma purtroppo non eravamo riusciti a fare punti. Quindi oggi ci giochiamo uno spareggio, siamo veramente felici. Io sono contento per la società, per i nostri tifosi, per la squadra, perché il Monte Giorgio merita sicuramente questo. Quindi oggi per noi è una soddisfazione immensa. Possiamo dire che come avete chiuso la gara odierna ci sono più energie, no, in vista di questo spareggio decisivo? Sì, sì, no, ci sono più energie, la squadra ha combattuto, ci ha creduto, c'è stato un momento che sembrava non si riuscisse a fare gol perché tutte e due le squadre volevano vincere, però faccio complimenti ai ragazzi perché fino alla fine ci hanno creduto, hanno lottato, volevano dimostrare chiaramente che non erano, insomma, quello che avevano fatto vedere fino adesso, quindi ecco, i complimenti vanno tutti ai ragazzi. Allora, innanzitutto credo che la prima cosa da fare da parte nostra è sicuramente i più sinceri complimenti ai nostri rivali, non di oggi ma del campionato, che non dovevano essere rivali nostri ma alla fine sono diventati, quindi facciamo i più sinceri complimenti alla squadra che ha meritato di vincere questo campionato, che è il Pineto, e quindi complimenti a mister Amaulo e a tutti i ragazzi. Poi complimenti ai nostri avversari, perché è stata una partita tesissima, battagliata dal primo all'ultimo minuto, e il fatto che dovessero raggiungere un risultato anche loro, ce l'hanno fatta in extremis con anche gli altri incastri, rende merito anche ai nostri avversari. Per quanto riguarda noi, dico in assoluto il migliore in campo il nostro pubblico, ma penso che durante la stagione sia di gran lunga stato nettamente superiore a tutti quanti le altre tifoserie. Ovvio che dispiace
in particolare a noi di Senigallia, proprio per tutto questo esodo che c'è stato, e una speranza che era molto labile, era, diciamo, le percentuali che si incastrasse tutto non erano molte. Però diciamo che la nostra gente ci ha creduto tanto, c'era voglia di crederci, e ti dico, da senegalese è una cosa che mi porterò dietro. Ovvio, mi porterò dietro anche un risultato negativo, ma arriviamo secondi. Adesso i playoff daranno altri verdetti, non lo so, faremo i playoff, però in campionato siamo arrivati secondi. Credo che sia stata una stagione fantastica, meravigliosa, portata fino alla fine, allo stremo delle nostre forze. Oggi magari qualcuno forse ha reso un po' meno di quello che magari è il trend di prestazioni, però credo che c'è da ringraziare. Io da allenatore ringrazio enormemente questi ragazzi che mi hanno dato questa soddisfazione domenica dopo domenica. Lunghissimo, un campionato lunghissimo, arrivare secondi è tanta roba.